Abbiamo colto l'occasione della presentazione di questa risoluzione, di cui condividiamo comunque i principi, perché va a prendere, diciamo, una sfaccettatura diversa rispetto a quella che è stata affrontata in questa sede anche a livello nazionale, cioè quella del cyberbullismo, parlando appunto del linguaggio dell'odio, e i principi enunciati all'interno di questa risoluzione trovano da parte nostra condivisione. Abbiamo voluto però presentare due emendamenti riprendendo dei concetti già approvati da quest'Aula tempo fa e che riguardano la polizia postale. Purtroppo sappiamo benissimo che, nonostante ci fosse un atto di indirizzo politico di questa assemblea, poi comunque siamo stati messi di fronte alla chiusura di alcune sezioni di polizia postale. Ovviamente non era di competenza regionale, noi abbiamo provato a dare quella che era la voce della nostra regione, però non è stata ascoltata a livello nazionale. Riteniamo comunque di dover ribadire il concetto del ruolo fondamentale che ha anche la polizia postale all'interno di questo contesto, perché è giusto che si intervenga direttamente con i gestori dei social network, ma è anche giusto che comunque tutti quegli organi di controllo che lo Stato può mettere a disposizione vengano usati al meglio e verso i quali si abbia la massima attenzione da parte delle istituzioni, e oltretutto, insomma, finalmente si cerchi di cambiare atteggiamento e ottica con una prospettiva di potenziamento di questi servizi. È importantissimo avere la polizia e comunque gli organi di controllo sul territorio, perché fisicamente purtroppo viviamo in delle realtà ad oggi che presentano numerose difficoltà. Io provengo da un territorio turistico che purtroppo presenta anche situazioni di degrado, che poi va a inficiare anche un'economia legata alle presenze turistiche e comunque alla qualità poi dell'offerta che c'è all'interno dei nostri territori e dell'immagine, soprattutto, che è fondamentale per chi ha un'economia basata sul turismo. Però è altrettanto importante al giorno d'oggi potenziare tutti quegli organi di controllo che si rivolgono al mondo virtuale, perché sempre più spesso ci troviamo davanti a cyberbullismo, comunque a episodi di odio in rete. Purtroppo è innegabile che, sotto un certo punto di vista, i social network siano diventati una sorta di sfogatoio, e forse ci dovremmo anche domandare per quale motivo ad oggi si è arrivati a dover sfogare così spesso le proprie problematiche sui social network. Forse a monte c'è un problema sociale ben più radicato e ben più rilevante da affrontare, ma nel frattempo è altrettanto indispensabile che tutti gli organi di controllo preposti siano aiutati al meglio nella propria funzione. Per questo abbiamo presentato comunque questi due emendamenti, che riguardano, diciamo, un'altra parte del problema, ma che secondo noi si vanno bene integrare. E visto che comunque sono due concetti che erano già stati approvati in precedenza da questa assemblea, ci sembrava corretto e opportuno ribadirli. Grazie.